Carissimi amici di Mitico Snack, spero che riusciate a sentirmi bene perché sono senza microfono esterno. Allora, era da un po' che non vi portavo vlog e questo vlog andrà a finire nella rubrica del Mitico Rubik, perché mi trovo qua al Politecnico di Milano per assistere da spettatore. Purtroppo non sono riuscito ad iscrivermi per motivi lavorativi, per assistere alle competizioni per quanto riguarda il cubo di Rubik. Quindi direi di andare all'interno. Allora amici di Mitico Snack, io sono stato all'interno, ho avuto modo di conoscere Samuele Zucca, ovvero Zamu del canale Best Italian Cook Channel. Ho avuto modo anche di conoscere Giovanni Contardi, che ha fatto veramente dei bei tempi. Oltre al tempo che ha fatto ieri sul 4x4 l'NR, adesso ho provato a battere anche l'NR sul 3x3 per quanto riguarda la media, ma ci è andato quasi vicino. Ma staremo a vedere le finali, dai, adesso rientro dentro e vi porto qualche altra clip. Allora amici di Mitico Snack, aggiornamenti: sono appena iniziate ufficialmente le competizioni per quanto riguarda il 4x4 e sono uscito fuori per registrare questa clip e diciamo che in realtà mi sto godendo l'evento, anche se non ho partecipato alle competizioni, ma mi sto godendo l'evento da spettatore. Quindi io ritorno all'interno per registrare altre clip sulla competizione del 4x4.
Allora, amici di Medico Snake, sono appena terminate le competizioni per quanto riguarda il 4x4 e sono uscito a registrare una nuova clip e adesso iniziano le competizioni per quanto riguarda il 2x2. Intanto io ritorno dentro e vado a registrarmi altre clip. E intanto lì possiamo vedere anche Samu del canale Messita Unciani che sta sbloccando. Ok, io ritorno dentro e vi porto qualche altra clip, questa volta sul 2x2. Allora, amici di Mythical Snake, fermiamo un attimo il video e sicuramente mi vedete in una location diversa da quello che era l'istituto dove si sono svolti i 10 per quanto riguarda le gare del cubo di Rubik al Politecnico di Milano. Allora, ve lo dico perché durante l'evento si sono scaricati entrambi i dispositivi, era quasi alla fine dell'evento, ma i dispositivi sono giunti a termine con la loro batteria. La fotocamera, si era scaricata già molto prima, lo smartphone anche, quindi non avevo modo di ricaricarvi, ovvero avevo modo, però in questo modo mi perdevo tutto l'evento, quindi non potevo portarvi più a tra clip, ho sforzato i dispositivi al massimo. Quindi adesso io vi riporto nuovamente all'interno dell'evento e vi faccio vedere qualche clip per quanto riguarda le finali del cubo di Rubik 3x3. Allora, rieccomi qua nuovamente nella location di prima, sempre qui a editare il video e in questa parte di video cosa voglio dirvi? Che oltre che ad essere arrivati a termine i miei due dispositivi, lo smartphone e la fotocamera, sono giunte a termine anche le competizioni dell'intero IC Road to IC 2019 del cubo di Rubik, che sono terminate anche le competizioni della finale del cubo di Rubik 3x3. Voglio dirvi che c'è stato Giovanni Contanti che ha fatto una soba di sotto dei 7 secondi, adesso non ricordo precisamente, ma è stato 6,80 e qualcosa, comunque è di sotto dei 7 secondi ed è stata veramente una bella soba. Un'altra cosa che voglio dirvi è che a breve verranno annunciati i vincitori delle varie categorie, solo che però io non posso portarvi quei video perché nel momento
momento in cui avevo iniziato a registrare la parte finale, ovvero dove venivano annunciati i vincitori, purtroppo i dispositivi, addio, si sono scaricati del tutto. E quindi voglio portarvi qualche clip che ho avuto modo di registrare durante l'intero evento. Allora amici di Mitico Snack, rieccomi qua, sono nel veicolo per il semplice motivo che durante l'evento, anzi quasi alla fine dell'evento, sia lo smartphone e sia la fotocamera mi si sono scaricate le batterie. Infatti tengo il veicolo con il motore acceso che stavo caricando lo smartphone per girare quest'ultima clip. Vi ho portato un po' le sov dei ragazzi, dei partecipanti che erano presenti alla gara. E soprattutto la cosa che mi è piaciuto di questo evento è stare proprio nell'ambiente Kubing, perché vedere l'ambiente Kubing dai video diciamo che non è che trasmetta molto, anzi è bello sì vedere quei video, però stare proprio in un evento vero e proprio è tutt'altra cosa. Si conoscono persone, si scambiano una chiacchierata, si scambiano magari dei consigli su come risolvere il cubo di Rubik e quant'altro. Poi oltretutto, parlando proprio di questo evento, il Road to IC 2019 qui a Milano è stato vinto da Giovanni Contardi proprio sul 3x3. Zamu del canale Best Italian Cube Channel è riuscito a battere il suo PB di media e devo dire che anche lui bravo, e credetemi, io in mezzo a tutte quelle persone, dai, magari se riuscivo a partecipare non sarebbero stati male i miei tempi e dai, magari registravo qualche buon tempo, si sa mai, ma vabbè, anche se non ce l'ho fatta, sarà per la prossima volta partecipare ad una gara vera e propria. Che dici? Veramente un ambiente molto molto bello, Kubing, ragazzi, credetemi, viverlo è diverso da vedere i video su YouTube. E in altri casi, beh, io non voglio tirare troppo a lungo questo video, avete visto un po' le sold dei partecipanti che erano alla gara, soprattutto dei Giovanni Contardi, Zamu e qualche altro ragazzo che ho avuto modo di conoscere qui all'evento, e devo dire che è stato veramente molto molto bello. Ho trascorso circa 4 ore e mezza in compagnia di molte persone, ho conosciuto molte persone ed è stato veramente fantastico, ragazzi. Non ci sta storia dai video su YouTube e viverlo, basta. Io ho detto tutto, chiudo qua questo video e adesso attendo di sapere la vostra qua in basso nei commenti, e vi raccomando, lasciate anche tutti i vostri pollicioni in su, supportate questo canale, e lo sapete, lo dico sempre, è inutile dirlo, anzi dai, ve lo dico, ve lo voglio dire, scusate se trema la mano, ma sto senza stabilizzatore, sto caricando il video, infatti sto con il motore acceso, già ve l'ho detto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @MiticoSnake, ve lo ricordo all'animazione, e noi ci vediamo qui domenica sul mio canale YouTube. Ciao!